Una ferita aperta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce così la strage di Ustica in un messaggio inviato nel 44esimo anniversario della tragedia. Una strage di dimensioni immani in cui, ricorda il Capo dello Stato, rimasero uccise tutte le 81 persone a bordo del DC-9 in volo da Bologna a Palermo. La Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne, ha affermato Mattarella. E in riferimento ai paesi amici ci riporta alla mente l'appello che poco meno di un anno fa aveva pronunciato l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato riguardo alla Francia e al suo coinvolgimento. Il Presidente della Repubblica nel giorno dell'anniversario si rivolge ai familiari delle vittime che non si sono arresi davanti a opacità, ostacoli, distorsioni e hanno sempre cercato di fare luce sulle circostanze e le responsabilità. La loro opera, unita a quella di uomini dello Stato che hanno compiuto con capacità e dedizione il loro dovere, ha contribuito, ha detto Mattarella, a diradare nebbie e a ricostruire lo scenario di quel tragico evento. Manca ancora un pezzo, ripeteremo, continuato a ripetere molte volte in questi giorni con determinazione, e lo ripeteremo in questo 44esimo anniversario, perché manca l'ultimo pezzo di verità, quello che ci deve dire chi nella tragica notte del 27 giugno 80 ha abbattuto un aereo civile nei nostri cieli, provocando la morte di 81 cittadini e violando i confini e la dignità del nostro paese.